Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Il vortice depressionario africano continua a interagire nel basso Mediterraneo, apportando condizioni di tempo molto perturbato su tutto il centro-sud, in particolar modo sulle aree ioniche di Calabria, Basilicata e Puglia. Tuttavia, già da mercoledì, il vortice andrà lentamente esaurendosi, favorendo un miglioramento delle condizioni del tempo grazie alla rimonta di una figura alta pressoria che andrà a posizionarsi sui suoi massimi sull'Europa centro-settentrionale, relegando l'Italia ai margini della sua azione con conseguenti infiltrazioni di aria più fredda da est. Ma andiamo ora a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per martedì 24 gennaio. Al mattino cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni diffuse su entrambe le regioni. Più intense saranno sulla Puglia centro-meridionale e nelle aree ioniche di Puglia e Basilicata. Attenzione agli ingenti accumuli previsti proprio su queste suddette zone. Miglioramento dalla tarda serata con piogge sempre meno consistenti. La neve invece potrà cadere sulle montagne lucane tra i 1000 e i 1200 metri, mentre sui 800-900 metri sul subappennino Dauno. Temperature in leggero calo nei valori massimi, stazionarie le minime. Per quanto riguarda i venti, da moderati a deboli dai quadranti nord-orientali, i mari da molto mossi a mossi. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Mimmo Ippolito per questa meravigliosa foto del massiccio del Pollino, modellato dalla neve e il vento che si affaccia proprio sulla valle di Lago Negro. Se volete inviarci la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula, oppure le mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.